E potrebbe capitare che per qualche giorno si infiamma e le fa un po' male il punto dove le ho fatto l'iniezione e potrebbe anche salire qualche linea di febbre. Va bene. Non succede niente. In anticipo rispetto a tutti i comuni, a Casale sul Sile è iniziata la campagna vaccinale anti-influenzale. Da questa mattina l'ASL 2, i medici di medicina generale e la protezione civile hanno vaccinato più di 600 residenti su un totale di circa 2.000 over 65. Vaccinazioni eseguite mattino e pomeriggio per ordine alfabetico, così da evitare il più possibile gli assembramenti. Al mattino cognomi dalla A alla M, al pomeriggio dalla N alla Z. La replica sabato prossimo. Esatto, per chi non potrà oggi, il 10 ottobre, ci sarà un'altra possibilità, il 17 di ottobre, sia al mattino che al pomeriggio. Ottenere un tasso di copertura vaccinale superiore al 75% negli anziani è considerato dalle autorità sanitarie nazionali e regionali un obiettivo ad alta priorità, anche in riferimento all'emergenza della pandemia ancora in corso. Un vaccino soprattutto per gli anziani, per aiutarli e preservarli e soprattutto per preservare i ricoveri ospedalieri. La vaccinazione antinfluenzale ci aiuta a fare una diagnosi differenziale. I sintomi influenzali sono indistinguibili da quelli del Covid, pertanto chi sarà vaccinato per l'influenza avrà un'arma in più per capire, qualora ci sia una febbre, qual è sia l'origine di questa febbre.